quindicesima giornata del campionato di Serie D al Nino Lombardo Angotta. Si sfidano Marsala e Palmese agli ordini del signor Giulio Milan Silvera della sezione di Valdarno. Ancora gli uomini di Giannusa, percussione centrale, il triangolo che non si perfeziona e c'è il break degli avversari. Ancora un cross, pericolosa la squadra ospite, Secum, ancora lo Nigro, una fitta rete di passaggi che però mette nelle condizioni Maraucci di allargare verso Candiano. Il cross al centro, velenoso, ma fa buona guardia Barbieri. Ancora Palmese in avanti, un cross che sfila lungo tutta l'area piccola, ma si continua a giocare. La sfera è recuperata, un altro pallone in mezzo. Il cross al centro, Giappone accenna l'uscita. Candiano, percussione centrale, prova a scodellare al centro per Tripoli. Apprezzabile verso Tripoli, altro cross, Balestrere in corna di testa, tiro dalla bandierina per gli azzurri, pallone sul secondo palo a Branca. Azione clamorosa del Palmese su una indecisione difensiva del Marsala. La Villa porta in vantaggio la Palmese al 45esimo minuto sfruttando una indecisione difensiva della squadra lillibetana. L'1-0 in favore della squadra in maglia nero-verde. Con le riprese di Peppe Maltese e la voce di Nicola Donato andiamo a raccontarvi la ripresa di questo match. Si attende il fischio del direttore di gara, il signor Silvera di Valdarno. Pallone a raso terra, è uno schema e poi il tiro di Candiano. Il cross di Candiano sul primo palo a Branca. Barbieri, Baracco fugge sull'auto di sinistra, entra in area, potrebbe partire il cross troppo sul portiere. Tutto il Marsala all'interno dell'area di rigore della Palmese sul primo palo, il pallone allontanato, ancora gli azzurri, il tiro centrale, la parata di Barbieri. 31 minuti, parte il tiro sul primo palo, il colpo di testa e il gol, il pareggio del Marsala che però viene annullato inspiegabilmente, annullato il gol dal direttore di gara, il signor Giulio Milan Silvera. Il tiro dalla distanza e il raddoppio della Palmese che potrebbe così chiudere i conti, il raddoppio e la gioia della squadra calabra in questo lungo abbraccio, e ormai sembra proprio che per gli uomini di Giannusa non ci sia più nulla da fare. Candiano, il lancio al centro, Balistreri, Manfre, ancora Balistreri e arriva il calcio di rigore. È tutto pronto, il tiro di Balistreri che si fa respingere con il piede e arriva anche il triplice fischio. Il Marsala perde 2-0 in casa contro la Palmese per effetto dei gol messi a segno da La Villa nel primo tempo e nella ripresa da Mistretta. La squadra azzurra sbaglia anche un calcio di rigore. 2-0 per la Palmese al Nino Lombardo Angotta.